Questa deliziosa cheesecake all'arancia e cioccolato, partiamo proprio dalla base. Ci occorrono 220 g di biscotti secchi tritati così finemente, quindi ridotti in farina, e ci aggiungiamo 100 g di burro fuso che ho sciolto nel microonde oppure a bagnomaria. Se vuoi puoi sostituire il burro con 80 ml di olio di semi. Mescoliamo in modo che i biscotti si inumidiscano e trasferiamo il tutto all'interno di una tortiera del diametro di 22/24 cm imburrata ed infarinata. Allora dobbiamo distribuire sia sulla base che sui bordi perché deve diventare il nostro guscio. Fatto questo, trasferiamo il guscio di biscotti nel frigorifero per 15 minuti in modo che si consolidi. Intanto prepariamo la crema. Ci servono 500 g di ricotta comune da banco, 250 g di formaggio spalmabile oppure puoi sostituirlo con ugual quantità di ricotta. Poi 100 g di zucchero di canna, 10 g di fecola di patate o amido di mais, 3 uova, un'arancia, mi raccomando, biologica, sia il succo che la scorza. Iniziamo con il versare la ricotta sgocciolata, mi raccomando, all'interno di una ciotola con il formaggio spalmabile, lo zucchero e la fecola di patate. Mescoliamo il tutto con la frusta a mano oppure con quelle elettriche per alcuni minuti, fino a che lo zucchero di canna non si sarà ben inglobato alla crema. Adesso aggiungiamo un uovo alla volta e una cheesecake, questa molto ricca ma molto golosa. Non so te, ma io amo sia i dolci con la ricotta che quelli che hanno l'abbinamento arancia e cioccolato, sono tra i miei preferiti. E poi questa è una ricetta estremamente semplice. Come vedi, si tratta solo di unire gli ingredienti e poi andrà cotta in forno questa. Non è una cheesecake, quindi cruda e che va direttamente in frigorifero. Scorza dell'arancia, non prendendo la parte bianca, che come tutti gli agrumi è quella amara, e il suo succo. Riprendo il mio cestino di biscotti e ci verso all'interno la crema. Adesso la cuociamo nel forno preriscaldato a 160 gradi per 60 minuti con sotto la teglia, perché magari possono fuoriuscire dei liquidi durante la cottura. Si capisce che la cheesecake è cotta quando si muove la crema leggermente al centro. Ed eccola pronta, adesso la andiamo a glassare. Ma prima voglio darti il consiglio di foderare la base dello stampo con della carta forno, perché altrimenti hai difficoltà nel girare la cheesecake e magari ti si potrebbe rompere. Quindi il bordo imburrato ed infarinato, mentre il fondo con carta forno, ok? Adesso appunto passiamo alla copertura. Andiamo a sciogliere semplicemente 200 g di cioccolato fondente con 130 ml di latte. Quando la ganache si è raffreddata, la versiamo sulla cheesecake fino a ricoprirlo. Adesso riponiamo in frigorifero fino a che non si sarà consolidata. Alzi la mano chi non vorrebbe essere al mio posto. Vado a tagliarne immediatamente una fetta, però senza rovinare le fettine d'arancia che ho aggiunto come guarnizione per riprendere appunto l'interno. Il taglio è una cosa paradisiaca e penso che non c'è bisogno che te lo dica. Voilà!
Ma cos'è? C'è ancora il cioccolato che si deve consolidare, però è una cosa meravigliosa. Meravigliosa proprio. Guarda che goduria. Mi commuovo dinanzi a cotanta bontà. Un consiglio per non fare aspettare i tuoi ospiti, anche perché se sapranno che c'è una simile delizia, ti chiederanno subito il dessert. È quello di tenerla in freezer per almeno un'ora. In questo modo la glassa al cioccolato si consoliderà più in fretta. Ma adesso andiamo alla cosa che mi piace di più, cioè il momento dell'assaggio. Poi sai che io adoro il cioccolato, proprio lo amo. E come ti ho detto durante la realizzazione, vado matta per questo abbinamento. Ma bando alle ciance, basta, ho parlato troppo. No, no, vabbè, ma che cos'è? Sono in paradiso. Sono letteralmente in paradiso. È uno dei dolci più buoni che io abbia mai mangiato. Te lo giuro. Te lo giuro. Provalo. Un morso tira l'altro. È strepitosa. Cosa aspetti a prepararla anche tu? Guarda. Merita, farai felici i tuoi commensali e trovo che sia il dolce perfetto per festeggiare la fine di questo 2019 e per iniziare al meglio il 2020. Quindi io ti faccio tantissimi, tantissimi auguri di buon anno che ti possa portare tanta serenità e felicità a te e ai tuoi cari.